Io cercherò in questo paio d'ore di raccontare, di condividere un pochino con voi, con molta umiltà, molta semplicità, il mio percorso, qualche aneddoto, qualche storia. Io ho lavorato in 3-4 aziende diverse, quindi sì, come vedrete fra un istante, con estrazioni diverse, culture diverse. Allora, io ho lavorato 10 anni alla De Longhi, azienda produttrice di elettrodomestici. Sono stato product manager all'inizio, un'azienda familiare che nel 2001, con la quotazione in borsa, ha intrapreso un processo di managerializzazione. Ecco, l'idea che tutti avevamo era che i soldi erano infiniti, nessuno scialacquava niente, ma l'idea è che noi potevamo fare quel che volevamo. E questo, favorito e spinto dall'imprenditore, che era un mito, temuto, qualcuno insomma l'aveva anche, ma insomma del BEPI, quando la gente parlava del BEPI sembrava che parlassero della Madonna di Pompei, cioè questo trasporto nei confronti dell'imprenditore e, se vogliamo, anche per effetto halo del figlio, no? E quindi questa anche commistione, se volete, no? Del fatto che io vengo a lavorare per un'azienda, ma che l'azienda di fatto è viva, no? È una persona. L'approccio era comunque un approccio sempre costruttivo, no? Il senso generale era questa grande spinta imprenditoriale, il coinvolgerti nelle cose, il farti sentire artefice di questo. Ecco, se volessi andare a mettere un'etichetta sulla mia esperienza da Longhi, direi, beh, innanzitutto mi resta la parola imprenditore. Imprenditore, l'imprenditorialità che questo trasmetteva a tutte le persone che stavano intorno a lui. Beh, a un certo punto, insomma, no, noi siamo imprenditori noi stessi, è stato ora di cambiare e sono andato a lavorare negli Iacuzzi. Iacuzzi in quel periodo fece una bella ricerca di mercato. E cosa venne fuori? Venne fuori ricerca di mercato che c'erano 55 attributi che venivano associati alla Iacuzzi. Quindi come si può interpretare questa cosa? Da un lato come una marca di una ricchezza straordinaria, però forse anche una marca che ha qualcosa che manca in termini di focalizzazione. Il primo giorno che entrai in Iacuzzi, mi trovai col credit manager e mi disse: tu vieni dalla De Longhi. E mi fa: la De Longhi la conoscono in molti, la Iacuzzi la conoscono tutti. È effettivamente lavorare per un mito, però evidentemente aveva anche altre implicazioni. Io ero stato assunto proprio per quello. No, mi hanno detto: si può andare oltre l'idromassaggio. Cos'è Iacuzzi? Del lusso? Iacuzzi è bagno? Iacuzzi è benessere? Perché se io dico che sono un'azienda del lusso, mi posiziono in un certo modo. Se io dico che faccio prodotti per il bagno e accessori per il bagno, scusate, è tutt'altro. A un certo punto hanno avuto il coraggio di dire: va bene, facciamo quello che ci fa guadagnare per una volta nella vita. Fanno una gamma di mini piscine straordinarie, hanno più marche, fanno ancora le vasche del massaggio, ma non è lì dove loro mettono il cuore. Cioè è un concetto importante, il fatto alla fine di decidere cosa vuoi fare. Ecco, portare cambiamento in un'azienda mito è difficilissimo. E questa è stata una delle grandi difficoltà della Iacuzzi nell'adattare il suo business model alle evoluzioni, no? Il mito non si tocca. Carrier, gruppo United Technologies, 56 miliardi, quotato alla borsa di New York. Questi hanno preso uno che veniva da Iacuzzi per metterlo a fare il mistero legato Italia di un'azienda del genere, no? Carrier era un'azienda, la United Technologies è essenzialmente un'azienda di tecnologia. De Longhi è stata la mia palestra, però Carrier è stata la scuola. Una focalizzazione ossessiva sugli aspetti quantitativi. Finance non come una delle funzioni principali, no? Ma come la funzione dominante. Ecco, un'attenzione spasmodica ai costi, ai processi, alle metriche, nessun rischio imprenditoriale. C'è l'approccio della conglomerata, no? Un approccio finanziario. L'approccio quantitativo non mente mai. I numeri sono sinceri. Vanno capiti, letti, interpretati e spiegati. Allora, l'implicito che cos'era? Noi gestiamo con i numeri, noi non vogliamo sorprese. La capacità loro di interpretare attraverso i dati, attraverso i numeri, ecco, non voglio generalizzare l'America, ma sicuramente all'azienda per cui lavoravo, era stupefacente. Ho molta nostalgia in qualche modo per la parte positiva di questo mondo, no? Perché vedevi la spietatezza, ovviamente aborrivi le esagerazioni, però capivi che era una macchina potentissima. Parola chiave di Carrier: disciplina, allineamento, metriche, scostamenti, tutto quantitativo, il mercato, più 7 o meno 7, non va bene o non va bene. Dati, numeri, comportamento, processi e procedure, cerimoniale. Dopodiché, un giorno particolarmente difficile, ero in macchina, suona il telefono, rispondo ed è un cacciatore di testa che mi dice: vuoi venire a lavorare a questa azienda, si chiama Sonfi, hanno occupato il sito mentale, si chiama BFT. Un'azienda veneta, uno dei leader nell'automazione per accessi. Nel 2004 Sonfi, indiscusso leader dell'automazione domestica, acquisisce BFT. Parte integrante di Sonfi, però un'azienda che ha tenuto la sua autonomia. L'appartenenza a un gruppo internazionale, multinazionale quotato in borsa, obbliga la piccola BFT, un'azienda che fa 110 milioni, a un sistema di gestione di governance moderno e disciplinato, no? Tutto quello che deve regolare nel giusto un'azienda che è quotata in borsa. Parole chiave: imprenditorialità e senso di ownership. Appartenenza al gruppo, siamo tutti orgogliosi di essere parte del gruppo Sonfi, ma siamo ancora più orgogliosi del fatto di essere autonomi all'interno del gruppo Sonfi. Sostanza e concretezza, avversione a processi troppo lunghi e apparentemente fumosi, disciplina e controllo dei costi.
e questo senso di rispetto che in qualche modo governa anche il rapporto con l'azionista.